GF VIP 7. Lettera struggente di Nicola Edoardo. Tema convivenza. Nicola in corvaia si è detta pronta alla convivenza con il compagno Edoardo Tavassi. Prima però vuole fare un test. Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Nicola in corvaia ed Edoardo Tavassi e ultimamente la coppia sta pensando di fare un passo in avanti nella loro relazione andando a vivere insieme. La sorella di Clizia e il fratello di Gwendalina si sono conosciuti al GF VIP 7 e da lì non si sono mai più lasciati. Il desiderio di convivenza è stato confermato dalla stessa in corvaia tramite una lettera indirizzata al suo amato e pubblicata tra le pagine del magazine di più. Nicola in corvaia ed Edoardo Tavassi vivranno insieme. Come accennato, attraverso una lettera pubblicata sul settimanale di più, Nicola ha risposto a una missiva precedentemente scritta dal suo compagno, esprimendo la sua piena volontà di vivere al suo fianco. Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa 6 mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso. Anche tu vuoi avermi sempre accanto. Complice della decisione sarebbe l'enorme difficoltà che entrambi riscontrerebbero ogni volta in cui sono costretti a separarsi per giorni o settimane a causa dei numerosi impegni lavorativi che li vedono protagonisti nella loro quotidianità. Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto? Troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare a nostro modo una famiglia. Più che una lettera, quella scritta da Nicola in corvaia sembra più una promessa d'amore nei confronti del compagno Edoardo Tavassi. L'ex GFina ha esternato il suo enorme desiderio di sperimentare ancora più intensamente e quotidianamente la storia d'amore con il fidanzato. Nicola ha inizialmente spiegato di essersi spaventata un po' all'idea di vivere con un uomo in quanto si tratterebbe di un'esperienza mai fatta prima e di grande importanza. Infine ha rivelato che prima di procedere con la vera e propria convivenza lei e Tavassi quest'estate faranno una sorta di test. Conviveranno per un mese in Sicilia, dai genitori di lei, per essere sicuri di fare la cosa giusta. Sulla volontà di Edoardo invece non ci sono dubbi. Più volte l'ex GFino ha espresso la volontà di vivere con la compagna sin dalla fine della loro esperienza al GF VIP e recentemente lo ha fatto pubblicando a sua volta un'intensa lettera dedicata a Nicola su di più. La lettera di Edoardo Tavassi. Nonostante i due non vivano nella stessa città, Nicola in corvaia ed Edoardo Tavassi hanno sempre cercato di trascorrere insieme più tempo possibile. Ora però i due si sarebbero stancati di dover fare avanti e indietro in giro per l'Italia per poter stare insieme e starebbero pensando alla convivenza. Il primo a proporlo è stato proprio l'ex GFino che, alcune settimane fa, ha proposto pubblicamente alla sua dolce metà di compiere questo importante passo attraverso una lettera pubblicata sul settimanale di più. Nella lettera Tavassi si è rivolto direttamente alla in corvaia dichiarandole i suoi sentimenti.
Mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello VIP, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante. Mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi. Tavassi ha poi concluso sottolineando il grande legame che ormai si è instaurato tra lui e la compagna e la sua volontà di progettare un futuro insieme. Ho 38 anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l'idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma, Nicole, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza. Ti aspetto, Nicole. La piastra e lo struccante stanno al solito posto. Il resto lo inventiamo insieme.